la seconda comunità di quest'oggi, e vengono dalla Val d'Aosta. Qualcuno li ha conosciuti ieri sera, grande simpatia ovviamente, da Lilian, un villaggio di poco più di 400 anime, ma tutte coinvolte in questo gioco. Bene, io ringrazio di essere qua, ringrazio dell'invito. Porto i saluti della comunità lilianese e della Proloco. Purtroppo il presidente, che non è riuscito a venire, quindi mi ha chiesto, ecco, mi ha detto: Daniele, visto che vabbè, ho la carica amministrativa da sindaco, e saluto anche il sindaco, capisco anche gli sforzi di un'amministrazione, colleghi. Allora, mi dicono che devo spostarmi più in qua. Ho il testone, scusate, imbroglio. Allora, sì, Lilian è un piccolo paesino della Valle d'Aosta, come ce ne sono molti. Siamo 74 comuni, contiamo più o meno sempre una media di 470-80 abitanti, dipende dalla fluttuazione. E tutti gli anni pratichiamo questo gioco. È un paese che si situa a metà montagna, partiamo da 5,90, arriviamo a 2.400 metri di altezza, e appunto un ambiente prevalentemente alpino, dove il 26 di... ecco sì, c'è un'immagine, questo è un'immagine significativa perché su questo ponte in pietra parte dal là, questo ponte dal là a questo nostro gioco di tradizione. E posso proprio dire di tradizione. In realtà non siamo riusciti a risalire al periodo, il quando è nato. A nostra memoria, che è una memoria breve, perché si ferma una memoria pre-prima guerra mondiale, ecco, già si giocava. Quindi la tecnica di questo, chiamo tecnica, scusate se sorrido perché non c'è una grande tecnica, ecco, in questo gioco, arriva probabilmente da ben più lontano. Probabilmente non si è neanche fermato durante le due guerre. La popolazione è riuscita anche quel giorno, si gioca un giorno solo dell'anno, ed è il giorno di Santo Stefano, quindi il giorno dopo Natale. Qui anni con 1 metro di neve, anni dove non ce n'è, dove c'è ghiaccio, è che veramente un gioco, tra virgolette, tradizionale quasi eroico, ma sentivo prima con del buon vino si supera anche qualche difficoltà climatica, diciamo così. Abbiamo portato un breve video di cui io vorrei omaggiare anche le persone che sono presenti in questo video, poiché è veramente un gioco che coinvolge tutta la popolazione. Una volta era dedicato ai maggiorenni, dalla maggiore età in su, negli ultimi anni giocano anche i sedicenni. Ecco. Non ci sono questioni di genere. Quindi sono tutti accolti a partecipare a questo gioco, liglianesi e non, quindi amici di Lilian. E questo gioco ha veramente pochissime regole, è un gioco di spontanea volontà. Perché dico volontà? Perché non ci sono regole scritte, perché si sa che il 26 c'è il gioco in paese e chi vuole partecipare si presenta direttamente, senza nessun tipo di convocazione, al bar dove avviene l'iscrizione al gioco e poi si parte. Non l'abbiamo mai sospeso neanche con piogge, quindi ci sono anche gli eroi nell'atto eroico, piuttosto ci si prende l'acqua dalla testa ai piedi, ecco, ma si continua a portare avanti questo gioco. È un gioco appunto particolare lo sono tutti, cosa lo caratterizza? Che non vince il migliore, ma vince chi gioca meno peggio. Quindi l'attenzione nel non sbagliare, che potrebbe sembrare la stessa cosa, del migliore, ma in realtà è un approccio molto diverso. E tra l'altro vince la simpatia in questo gioco. No, competizione credo che sia sotto le scarpe, cioè meno di meno di meno, e vince proprio l'aspetto comunitario. Infatti vorrei anche ringraziare di questo bellissimi titoli di questo giorno, Comunità della Ruota, perché è un gioco comunitario
che coinvolge una comunità nella sua assoluta spontaneità. Quindi veramente è una cosa in piena libertà. Ieri sera dicevamo un caos, ed è così, è un grandissimo caos. È un grandissimo caos. Si hanno giocatori, ecco, dai 16 anni fino a quando si riesce, non c'è un limite di età, non c'è un limite di capacità, non c'è un limite di astuzia, anche perché appunto in realtà la finalità di questo gioco è veramente divertirsi. Alla fine c'è anche un premio alla simpatia all'interno di questo gioco, se vogliamo. Ed è un momento dove la comunità non solo si ritrova, ma in un certo senso si rinnova un po'. E dove i ragazzi, le ragazze del paese, a volte, se non spesso e volentieri, presentano le proprie conquiste, le portano e le presentano alla comunità. Quindi è proprio un elemento piccino di un piccolo paese che però, parlando appunto ieri sera intorno a un tavolo, in effetti ha nella propria radice delle situazioni veramente interessanti dal punto di vista della comunità. Scusate se ripeto comunità, ma in realtà, e il sindaco lo può capire bene, è un'epoca questa dove la comunità rischia veramente una frammentazione, un cambiamento, ci sono nuovi aspetti sociali, e quindi poter parlare di comunità è interessantissimo. Noi lo possiamo fare con questo piccolo gioco, che in realtà è un piccolo grande gioco. Ho portato su, ecco, questa è una sfera, no, più o meno, è un po' tutta ammaccata, ed è lo strumento del nostro gioco. È una boccia, sono ormai quasi tutte in legno. Fino a qualche tempo fa ce n'erano in pietra, ce n'erano in resine un po' particolari, un po' strane, ma la pietra si spacca facilmente, la resina rimbalza male, questo perlomeno quando finisce nel torrente, che c'era sotto quel ponte, tra l'altro un torrente molto molto interessante, perlomeno queste galleggiano. Capite che il 26 di gennaio immergersi in acqua, recuperare le bocce, diventa anche antipatico, però succede anche quello. Qui c'è il nome di mia moglie che mi ha accompagnato, è Cora, ognuno mette il proprio nome sulla boccia per poterla riconoscere, e anche perché tra i vari scherzi, se non si accudisce l'oggetto, vi viene strappato di mano e viene lanciato chissà dove, quindi voi rischiate di perdere dei minuti interi a cercare la vostra boccia mentre tutti prendono un po' in giro, ecco. Quindi è un gioco dove bisogna fare molta attenzione, questo sì, accudire il proprio strumento. Sì, adesso io vi farei vedere una piccola introduzione di due paesani liglianesi, tra l'altro vestiti con un abito tradizionale. Vai. Allora, c'è gente passata che sente storie, se sì, sono tutti gli a ruota. Chi che è a ruota? Non mi ricordo come viene, si chiede aiuto, da io vengo, chi che fa? Beh, c'è da spiegherlo in maniera che qualcuno l'avesse sempre e possa fare il vielo. La ruota è un gioco di bocce di antichissima tradizione. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi, anche perché nessun testo scritto sembra ne abbia mai fatto menzione. Da noi è arrivato tramandato da generazione in generazione. Come vuole la tradizione, si gioca il giorno di Santo Stefano, unicamente una volta l'anno. Si svolge in qualsiasi condizione climatica su terreno gelato, fangoso o innevato. La neve e la pioggia non hanno mai interrotto lo svolgimento della popolare manifestazione, perché ci sono sempre stati degli intrepidi che hanno voluto continuare la tradizione. In passato era un rito ludico riservato agli uomini e ai giovani del paese. Da una ventina d'anni giocano anche le donne, le signorine, e se qualcuno da fuori vuole anche giocare può partecipare. Unico requisito dovrebbe essere la maggiore età. Il percorso non è mai fisso,
Di solito però si parte dal Ponte Vecchio e si prosegue lungo i sentieri, nei prati e sulla strada intorno alla chiesa e dal cimitero per terminare nei dintorni del Ponte Nuovo. Ma per partecipare al gioco, che cosa occorre? Cosa bisogna fare? Per partecipare al gioco ci si deve iscrivere prima dell'inizio della gara. Tutti o quasi i partecipanti si presentano muniti di una boccia, nuova o vecchia, che può essere di legno, ed è la preferita, di metallo o sintetica. È previsto comunque che chi... Scusate, ma era per farvi vedere anche il legame che c'è con il nostro abito tradizionale. E insieme a questo, in questi ultimi anni si è rafforzato molto anche la voglia di partecipare al gruppo folcloristico, che sì, parla di folklore, ma in sé ha anche un aspetto di tradizione nella vita attuale, nell'attualità del paese, perché anche questo è importante dirlo. I luoghi, è stato accennato, i luoghi di questo gioco, non c'è un campo, non esiste un campo per questo gioco, siccome è caos, chi fa il gioco, chi inventa il gioco, perché ogni gioco viene inventato, sceglie quale parte del paese giocarlo, quindi si parte solitamente dal Ponte Vecchio, ma si investe tutto il territorio comunale, dai prati, alle strade, alle mulattiere, alle case, ogni tanto esce anche forse fuori qualche padrone di casa, anche un po' così, però poi vede che siamo noi e quindi ci lascia giocare senza problemi, purché no, ovviamente non si facciano dei danni, che ai noi ogni tanto involontariamente un po' qui e un po' lì possono succedere. Si inventano i giochi, nel senso che viene selezionato il primo a giocare e non c'è una regola, che è un boccino. Quindi un gioco classico, il boccino prima di essere lanciato, però e qua c'è la prima regola del gioco, la prima delle uniche tre, chi lancia il boccino deve dire cochon anavon. Ecco, si parla, voi avete sentito all'inizio del video il dialetto, il nostro dialetto patoisard, un patois di estrazione francese, di estrazione francofona, e tendenzialmente si parla in patois durante questo gioco. Devo dire che nel nostro paese, come in molti altri Valle d'Aosta, il patois è ancora molto molto parlato, quindi non è questione di tradizione, ma è questione di lingua, ecco, da noi si dice lingua, ecco, non solo dialetto, ancora molto praticata e parlata. Chi arriva da fuori, ecco, bisogna suggerirgli ogni tanto le parole, ma lo si fa con gran piacere, quindi a volte si sentono anche lì delle storture che fanno sorridere, o si suggeriscono parole sbagliate apposta, ecco, per divertirsi e farsi una risata. Cochon en avant è la partenza, se ci si dimentica si ha già delle penalità, e del boccino. Il cochon è il maialetto, ecco, è il boccino. Prima poi di avvicinarsi al boccino, con la boccia che ognuno ha, bisogna scegliere in assoluta libertà chi giocherà dopo di te. Quindi se Giorgio deve giocare dopo di me, dovrò dire Giorgio après me, che in patois semplicemente Giorgio dopo di me. Se dimentico questo, altra penalità. Con l'evolversi del gioco, i concorrenti, diciamo più i partecipanti, perché non concorrono ma partecipano, e anche qua sono due cose diverse, si aggirano sempre intorno alle 40 persone, qualche anno meno, qualche anno più, dipende un po' dal tempo, ma insomma un bel 10% del paese, che non è chiaro, un paese così piccolo le percentuali lasciano il tempo che trovano, ma ci sono un po' rappresentanti di tutte le famiglie, quindi questo è anche un interesse particolare. L'ultimo che gioca, chi si trova alla fine, anch'esso, e qua è la terza regola, dovrà dire una parolina, che è? Non la sai. Non la dico. Che è ramassa, che vuol dire chiuso, scopa, la scopa, gioco, ramassa. Chi dimentica ramassa, anch'esso avrà le proprie penalità. Quindi già un gioco dove appunto la furbizia, ecco, la furbizia di chi vorrebbe arrivare tra i primi
è quella di far sbagliare gli altri. Quindi c'è proprio un gioco di strategie, veramente di strategie. Funziona? Sì, ok. E se posso, io ho sposato un lignanese, non sono originaria di Lignano e mi è toccato negli anni essere vittima anche degli scherzi, perché in effetti appunto bisogna ricordarsi tutte le regole per chi non è abituato. È vero che sono solo tre, ma siccome poi gli altri cercano di fare di tutto per metterti in difficoltà, anche già solo ricordarsi le varie parole non è facile, quindi sono stata un po' vittima, almeno le prime volte, degli scherzetti che mi facevano. Beh, insomma, una sorta di accoglienza del paese a chi arriva, ecco, è un rito di iniziazione, ecco, diciamo così. Non solo il rito alla luce dell'anno nuovo che arriverà, ma anche un rito di iniziazione di chi lì vorrà venire ad abitare. Ecco. E, cosa interessante, che in uno sport competitivo non succede. Spesso e volentieri chi inventa il gioco, e faremo vedere due o tre esempi di giochi, di cosa si intende per gioco, quel gioco lo perde, cioè prende un sacco di penalità, perché si tende sempre a studiarsi un gioco difficile per mettere in difficoltà gli altri, ma in realtà alla fine i primi a cascarci sono proprio coloro che lo inventano questo gioco. Ci sono giochi veramente anche un po' pericolosi, bisogna dirlo, eh. A volte qualcuno si rifiuta anche di farlo, ma qui penso che rientri anche questo aspetto proprio nella sorta di rito, di possibilità di guardate ancora le cose, le capacità che non sono quelle di fare meglio, di arrivare primo, ma rimane forse anche un po' legata alla questione, del maschio, dell'uomo, ecco. Per come era iniziato questo gioco. Ecco, forse l'origine una volta era solo nel lanciare la boccia più lontana, quindi un gioco di forza, proprio quello maschile. Negli anni si è trasformato in un gioco di simpatia, un gioco collettivo, un gioco di scambio, ed è forse rimasto nella difficoltà del gioco singolo quello dell'aspetto, della forza maschile. Ecco. Si tende a evitare sempre, ad esempio, quello del lancio, perché chiaramente vengono agevolati gli uomini. Quindi è un gioco veramente, in questo senso, democratico. Le possibilità sono per tutte uguali, più o meno. E adesso, ecco, sì, vediamo un gioco. È un circuito, è proprio un circuito, quasi una gincana. Sei ripartita. Sentarsi degli amici le più distanti per essere dati all'arbol. Chi non passa. Questo è il ponte di nostro, insomma, ponte. Sì, generalmente sì, forse solo un anno non è stato così, ma solitamente sì, ecco. Aspetta, tre penali, vai. Per chi non passa l'inizio qua del santuario. E Sì. due per il punto. Capito? E adesso proviamo. Di mia premessa. Sì. Ecco, questo strato è mio padre, questo signore. Lui ne ha 22 e non sono mai riuscito a piazzarmi nei primi tre, ecco, per dire. Lui parla poco, io invece parlo un po' di più, ma è mio padre, ve lo posso assicurare. È comunque lui. Ha tentato, a parole sue, di spiegare il gioco, ecco. Quindi bisogna passare il crinale del ponte e fermarsi all'interno di questa piccola cappella votiva. Il boccino è lì, dove c'è quel signore che è il giudice. Eh? Il giudice è quello che valuta chi arriva troppo lontano, perché poi c'è la penalità. In questi giochi ci sono diverse penalità. Chi arriva troppo lontano dal boccino, gli ultimi 5, gli ultimi 7, questo si decide ogni volta, avrà le maggiori penalità. Chi batte, e succede sempre, e la boccia finisce nell'IS. Anche lì nel torrente, anche lì ci saranno delle penalità. Quindi è un susseguirsi di penalità. Uno non è che possa ricordarsi tutto, quindi non si ragiona neanche più sulle penalità. I primi tre giochi, poi dopo è tutto veramente di uno spontaneo e di un veloce, che l'importante è giocare, veramente giocare. Vai! Lui paga!
Perché chi ha inventato il gioco ha deciso che la boccia si gioca così. Allora, aspettavo la domanda, non volevo introdurlo io. È proprio la caratteristica che lo si può fare da seduti, da sdraiati, sul parapetto. Con quello che pesa con la boccia, soffiocca e così tutti a seguire, tutti giocano. Sì, Federico, ecco, chi ha appena tirato è l'attuale assessore allo sport, ma lui è riuscito a vincere, non per niente è stata data la delega allo sport. Il geometra del paese, Raffaele, lui invece le misure sulla carta bene, lì un po' meno, ma... Minchia che sia uno scandalo, ecco. Vabbè, lascia andare. Ecco, lascia qua. Ecco. Perché è caduto Massi? Perché in questo gioco sovente si rischia di tirarsi in testa la boccia, no? Quindi un po' ironico, ma in realtà ci va un assistente, perché se ti arriva in testa fa veramente male. Qua anche una posizione, direi, e UQ è sempre in aria, bisogna far passare la boccia da dietro, farla venire avanti e deve arrivare nella fontana. Il boccino è nella fontana. A volte nella fontana, a volte fuori, dipende come gioca il primo. Ognuno la propria boccia, esattamente. Forse. Non sempre si ritrovano. Vediamo se qualcuno ce la fa, perché finora... È il primo che fa il gioco, decide che il boccino va lì, poi se sbaglia il gioco e il boccino va da un'altra parte, sono penalità per lui già. Tra l'altro è un bel modo anche per ricordare, ad esempio questo filmato, già le persone non ci sono più, ecco. Quindi diventa anche un modo, un anno dopo l'altro, provarsi di ricordare. E prendere il cartello prima di fermarsi. Al volo, e 3 punti chi non lo becca e 2 la distanza. È buono. Ivan in questo caso ha posto le regole del gioco, le penalità. E l'ha sbagliato, ovviamente. Perché? Sbagliato. È il geometra. C'è il limite. Sbagliato. Sì, il comune il giorno dopo non si deve arrabbiare, ma trova roba ovunque, ovviamente. Lascia l'altro cappello, eh! Poi porta c'è la pista, eh! Oh. Un uomo di Aichi. Paolo De Giorgi sa premere. Fai sempre la carriosa, non così. Oh, pure vado forte, eh! Sbagliato anche lui. Lui è presidente della Proloco, è Patrizia, tra l'altro. Sì. Preso. Tra l'altro è l'anno, uno degli anni che ha vinto. No, non è quest'anno. Insomma, quindi c'è il gioco nel gioco. Il gioco nel gioco, veramente. Che divertimi momenti ora, no? Sì, possiamo.
Ovviamente questo lo puoi fare quando c'è la neve, non sempre c'è la neve. Quindi c'è un'adattabilità, un'altra caratteristica è l'adattabilità del gioco non solo al territorio, alle persone, ma anche alle condizioni. Questo veramente appesi all'albero, testa in giù. Allora, Ivo a premere. Nessuna beccia. Ma papà! Niente. Ah, no. Sbagliato. Tornella per me. C'è sempre, questo è un classico, sì. Fa tornare all'essere scimmia probabilmente, una reminiscenza di. Con tutte le difficoltà, perché adesso il video. Ma. Fausto, per me. Con difficoltà di chi soffre di vertigini, di chi non ce la fa, di chi ha le articolazioni un po' malandate. Dipende dall'albero. Dipende dall'albero. Sì, sì. Occhio, in questo caso Mark ha dimenticato di dire il successore, il nome del successore. E c'è il premio per il Q, chi prende più Q di tutti ha poi il premio a fine. Sì, vai. Paolo, prende me. Questo voglio dire. Questo è sbagliato, questo era gioco di Pinocchio, no? Tenessi il naso, far passare la boccia sotto il braccio. Tra il braccio e il naso, ecco, sembra banale, vi assicuro. C'è gente che riesce a farsi male. La massa è l'ultima. E qua c'è la conta delle bocce. Quindi più lontani pagano e più vicini no. Quindi se tu arrivi vicino al boccino con il gioco giusto non paghi niente, cioè tu rimani a zero. Sono tutti gli altri che invece vengono marcati con le finalità. Sì. È una strada comunale, non la regionale ovviamente, perché è alto scorrimento, questa no. No, chi arriva si ferma un momento. Se sei sfortunato sai che non devi passare in quel momento, se no aspetti. Perché sembra il gioco classico, ma la strada ha la ghiaia, ha il ghiaccio, ha tutto, e quindi veramente la casualità gioca la sua parte. Sì, ma il premio. Il tutto questo poi converge, come si diceva per molti giochi, alla sera. Converge la sera in una festa. Io direi di fare migliore, lo vedi, ma Giacomo. Quindi, vedi qui, questo. Alla sera c'è una cena dove praticamente ci sono tutti i partecipanti. Anche normalmente non vengono gli affiliati, solo chi ha giocato, però non è che gli si dica state fuori, quindi si accolgono anche le persone che accompagnano. C'è freddo. Posso star fuori.
La cena, anche questa, diciamo che ricalca un po' un piatto pseudo tradizionale. Il riso, sapete bene che in Valle d'Aosta non cresce, ma c'è il risotto alla valdostana, quindi il risotto con vari formaggi, toma e fontina, e poi un secondo, in realtà, visto che ci sono anche i ragazzi, un secondo molto, molto meno tradizionale, di solito è la carne impanata con le patatine fritte, un po' di patate, è più un modo per stare insieme. Ma non è una semplice cena, perché il costo della cena in realtà viene distribuito in modo diseguale tra i commensali, ma in modo proporzionale alle penalità. Quindi chi paga più penalità paga più cara la cena, appunto non stiamo parlando di cifre esorbitanti. Chi invece arriva tra i primi posti, purché tu non sia primo, paghi meno la cena. Perché dico purché tu non sia primo o ultimo? Perché i primi e gli ultimi devono offrire il panettone, lo spumante, e quindi alla fine viene a costare di più. Quindi i taccagni dicono sempre: speriamo che arrivi secondo, perché pago meno la cena e non devo metterci nulla. Ecco. E avviene la premiazione del gioco. Quindi è un momento particolare, perché comunque sei sfasciato, nel senso che stare fuori tutto il pomeriggio al freddo stanca, beh, lo sappiamo tutti. Poi si va a casa, ci si fa una doccia, quindi le energie calano, però poi la sera davanti al risotto e del buon rosso le energie ripartono con vigore, con la promessa ovviamente e già tutte le battute, perché poi tutti gli errori fatti durante il giorno vengono ripresi ovviamente la sera, come succede a tavola a chiunque di noi quando si trova a condividere la giornata. E qui c'è un po' il momento della premiazione, dove vengono chiamati, facciamolo vedere così. Sì, appressa sui figli. Bravo, la mamma! Questo è il premio del Q. Q che arriva ultimo. Ecco, vedete, che assomiglia alla paletta che abbiamo visto prima del gioco tradizionale, però e adesso con 48 penalità è all'ultimo posto, ma è Ramazza premiata. Tina, mia mamma. Il mio padre li vince e mia madre, c'è un disastro quando succede così, pagano tutto loro praticamente. Scusate, ho confuso un attimo di composizione, il Q è appunto che ha preso più Q, il Q ha fatto il gioco. Posto? E al primo posto, vincitore della ruota 2009, Fausto! Adesso vi spiego perché. Ma Giuliano! Continuate col cinema! Se vuoi fare un'altra, fai pure! Ok! Posso un po' di fiere qui per terra? Va bene! A posto. Basta, buono, vai di qua. Sei eufemismo. Sei bellissimo. Lascia che finire, che c'era il saluto. 8 2009. Il PIP. Allora, la scultura è, fino a qualche anno fa non c'era. Penso risalga 12-13 anni fa, quando si fece una proposta e insomma feci questa proposta in tempi non sospetti,
dove suggerì il fatto che sarebbe stato carino per il vincitore, prima c'era un premio che ognuno si teneva, adesso vabbè fanno un cestino, ma per il vincitore tenere a casa propria sempre la stessa scultura, ma per un anno, come vincitore della ruota. Scultura sulla quale c'è uno spazio apposito dove vengono poi incisi o pirografati i nomi il nome del vincitore di quell'anno. Quindi è l'unico archivio scritto che c'è e non più di 12 anni, da non più di 12 anni, è questa scultura che porta su di essa i nomi dei vincitori. Credo, questo non so se posso dirlo con certezza, ma credo che se a questo gioco noi cominciassimo a dare delle regole più ferre e a proporlo in altri momenti dell'anno, sicuramente, a mio avviso, non funzionerebbe. Scusa, una domanda, la scultura gira quindi di casa in casa. Il vincitore poi la distribuisci l'anno dopo chi vince. L'anno dopo si porta la mattina dell'iscrizione, la si può, chi l'aveva in casa la riporta e il nuovo vincitore spetterà l'accudirla a casa propria di nuovo per un anno. E io non vorrei rubare altro tempo, anzi mi sa che ho già allungato abbastanza i tempi, ma ecco, questo secondo me è un caso in cui le regole, se non quelle insite proprio al gioco, ma del tipo la proposta di farlo, non lo so, d'estate, che avrebbe sicuramente probabilmente più persone, non funzionerebbe, perché è strettamente legata a quel giorno e a quelle condizioni, ma è una mia sensazione, poi chi lo sa. Quindi io con questo vi porto i saluti di tutti gli Lilianesi e vi ringrazio dell'invito ancora.